Allora, Elemental Skill o cura? No, Elemental Skill perché le cure sono abbastanza alte. Allora, cominciamo con il signorino. Diciamo che l'inizio è sempre la parte più bella perché hai tutto caricato, tutto bello fatto, quindi in teoria dovrebbe andare tutto bene. In teoria. Ok. Ok, adesso devo aspettare un attimino. Ecco, si devono raggruppare. È importante che si vanno a raggruppare. Altrimenti perdo un botto di danno ad area. Quindi anche questo c'è da considerare. Ma anche qua poteva aspettare un attimino per farli raggiungere dall'area di dove ci sono il pilastro e così il fiorellino di Albedo. Ah, va bene anche così. Non è così tanto importante. Ok. Devo far recuperare un po' di energia al signorino Xiao. Ok, siamo oltre il minuto e mezzo, che non va bene. Ma non è così tanto importante, fidatevi. Allora, teoricamente bisognerebbe restare nel minuto e mezzo. Perché ho detto che non è importante? Perché da questa parte ci sono dei nemici idioti che si fanno in 30 secondi. Veramente non ci vuole nulla per buttarli giù. Quindi, diciamo che tecnicamente non andava benissimo quella come prima parte. Ho sballato io qualcosina. Però, considerato quali sono i nemici da questa parte, va bene lo stesso. Oh, poi ora potrei fare anche due stelline e mi va abbastanza male. Però vediamo, dai, non dovrebbe succedere. Qua ho sballato la rotazione. Ok, nonostante avessi sballato la rotazione, tutto sommato sta andando bene. Ah, ecco perché ho sballato la rotazione, perché ho messo Yelan al punto sbagliato. Di solito io Yelan me la metto come il secondo personaggio e Benny sul terzo, quindi per questo mi sono confuso un attimino. Però sì, la dai. Sono veramente idioti queste due Ruin Guard, quindi non ci vuole chissà quale sfida. E metto Raiden nella seconda parte perché so che il Perpetual Mechanical Array che c'è nel terzo chamber ha un botto di vita, quindi mi serve il DPS più forte che ho. Già la miseria, oh. Perché mi devi far dannare? Ce la facciamo. Io ti dico che ce la facciamo. Ventiseimila, 27, 59. E sta fermo. Sessantanove. Non è bastato. No, non ci credo. Oh, ok.
Dio mio, cioè, non è passato nemmeno da parte di Jin. Ora dovremmo avere un minuto e mezzo, che basta. Se non faccio lo stupido prendendomi il danno del Magu Kenki, dovrebbe bastare. Abbiamo sì un minuto e mezzo, non contando i 5-6 secondi che ci mette lui a rialzarsi, anzi pure di più. There is no escape. Let's light it up. I'm going in. Game's up. Fun is over. Bust it. Strike. Storm the front. Illusion shattered. Cosa? Torn to oblivion. Everybody stand. Ok, evitato. Finora evitato, si dovrebbe spostare e infatti si è spostato. Mannaggia, non ha crittato. Porca miseria, non ha crittato. Non è morta. Allora, secondo i miei calcoli non è morta. Potrebbe non essere morta. Però anche se fosse morta, per senso. Cioè, Sara, la sua unica utilità di Sara è fare la sua burst. Il resto non mi interessa. Certo, perdiamo un po' di crit damage. Pazienza, dai. Almeno abbiamo fatto con tre stelline. Quindi, forza. Elemental Mastery. Facciamo Elemental Mastery, non lo so. Credo che vi aiuti così tanto. Order guide you. Feel this ancient power. Evil conquering. Worthless. 24, 27. Se lo prendo proprio in testa, gli fa un botto di danni in più. Però appunto lo devi prendere in testa. Solidify. I will have order. No, se l'è mangiato. Mannaggia. I swear by my sword. Burst forth. Ok. Finora tutto bene. Ah, ok. Ok, cioè, è un filino. Allora, l'ho vista che era scesa prima. Ha detto, oddio, non ce la fa più. Invece no. Tecnicamente siamo messi bene. Tecnicamente. Vediamo un po' che succede. Illusion shattered. I'm going in. Gotcha. Mannaggia la miseria. Allora, la povera Sara è crepata malissimo. Ma tecnicamente questo non dovrebbe essere un problema. Tecnicamente. Ripeto, tecnicamente non dovrebbe essere un problema. Ora dovrebbe chiudersi. Aspetto che si chiude. No, non ha crittato. Non ha crittato il maledetto. Ce la facciamo però, ce la facciamo. Allora,
Non ce l'ho fatta bene nella parte del secondo chamber. Sì, quella è stata trial and error, un po' più del dovuto. Però dai, dai, era così complicato, assolutamente, assolutamente. Poi ripeto, una volta che hai i PG ben buildati, sai come fare le rotazioni, sai come evitare il danno, non è niente di impossibile. Per me non lo è, poi c'è gli altri. No, dai, non voglio dare. Non voglio far passare l'idea che sia tutto così semplice, no. Semplicemente una volta che lo fai talmente tante volte, per talmente tanto tempo, sai quali sono i pattern dei nemici, come ho già detto prima, rotazione e tutto il resto, non diventa una sfida così assurda. Tranne ovviamente quando magari ci sono dei nemici nuovi o non abbiamo degli personaggi che possono fare un counter di elementi e altre cose. Quindi, insomma. Dipende molto. Io in questa fase riesco a farlo a 36 stelline, però ovviamente non succede sempre.